Terza vittoria consecutiva per il rosanero di Eugenio Corini, che vincono fuori casa a Modena in un campo in cui non era poi così scontata la vittoria. Vincono 1-0, questa volta il gol è targato Henderson, il nuovo acquisto del Palermo, un acquisto molto importante che quest'estate già vi annunciavo come un acquisto che avrebbe cambiato il centrocampo di questo Palermo. Quando i giocatori arrivano dalla Serie A e vanno in Serie B vuol dire che credono in un progetto serio, e il progetto serio lo hanno visto Henderson, l'ha visto Di Francesco, evidentemente hanno visto in questo Palermo un progetto che sta andando avanti, e sta andando avanti evidentemente molto bene, perché anche oggi il Palermo dimostra di essere una squadra veramente solida, perché è una squadra che intanto prima di tutto approfitta dell'espulsione di Okada nel primo tempo del Modena al 23esimo, una sciocchezza che apre le porte a un dominio rosanero che non vedi evidentemente poi così tanto nel secondo tempo. Ma il Palermo è solido, il Palermo quest'anno è una squadra solida, è squadra compatta, è una squadra che difficilmente prende gol in maniera fortuita, è una squadra a cui è difficile far gol, è una squadra che ha un organico diverso rispetto a quello degli altri anni, perché finalmente quest'anno, come vi dicevo, ci sono giocatori di un certo spessore che in Serie B fanno tutta la differenza del mondo. Ed è una terza vittoria importante questa per il Palermo, perché arriva in un momento in cui ora chiaramente ci si ferma per la sosta, e poi arriveranno partite importanti, ci sarà lo Spezia in casa per il Palermo, il Lecco sempre in casa, quindi ci sono queste due partite che possono mettere altri 6 punti in cascina per il Palermo e potrebbero poi aprire quello che sarà il mese di novembre con la prima sfida il 4 novembre in casa e fuori casa contro la Samp. Staremo a vedere se ci sarà ancora Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria. Una classifica quindi vede il Palermo andare a 19 punti, quindi meno 1 rispetto alla capolista Parma. Questo è un Palermo che continua a dare l'impressione di essere una squadra solida, una squadra forte. Si va a posizionare a più 1 rispetto al Catanzaro che è terzo, e il Venezia quarto a più 5 rispetto al, anzi più 4 rispetto al Venezia, battuto tra l'altro 2 settimane fa proprio dai Rosanero. Questa è una squadra che secondo me continua a dare dimostrazione di essere una squadra da Serie A. E la domanda che faccio a voi qui sotto nei commenti è: questo Palermo a questo punto se la può lottare realmente per il primo posto col Parma? Perché al di là del fatto se superi o meno la capolista, o meglio se arrivi o meno in Serie A, secondo me è importante anche dare una dimostrazione di forza arrivando primi. E quindi secondo me il Palermo quest'anno si merita la prima posizione. La domanda che faccio a questo punto è: questo Palermo merita la promozione, ma soprattutto merita il primo posto superando proprio il Parma? Apriamo un bel dibattito qui sotto nei commenti.